Il giorno di ogni santi si avvicina ed in previsione della maggiore affluenza di persone che andranno al cimitero Angeli per commemorare i loro cari, nei giorni a ridosso della festività, oltre al limite del traffico dei veicoli, previsto come ogni anno, sarà prolungato anche il servizio del bus navetta. Come ogni anno, in occasione della commemorazione dei defunti, ci sono i 3 giorni, a cui si limita l'accesso alle macchine, però si dà sicuramente il servizio navetta da parte del comune, gratis per gli utenti. Quest'anno, visto che i 3 giorni, 31, 1 e 2, sono lunedì, martedì e mercoledì, ma c'è pure la domenica, che è un giorno festivo, molta gente si recherà a trovare i propri cari giusto la domenica. Gli altri anni è sempre stato aperto, quest'anno il comune, per agevolare, per facilitare l'accesso al cimitero, ha deciso di limitare l'accesso veicolare alle macchine, naturalmente non ai pedoni, però dare in cambio un giorno in più di servizio navetta gratis per gli utenti. È un'agevolazione, un benefit che ha deciso di dare il comune alle persone per evitare il traffico che immancabilmente si verrebbe a creare recandosi al cimitero. A chi solo pochi giorni fa aveva fatto appello alle istituzioni perché per più volte ha subito il furto di fiori davanti alle lapidi dei propri cari, l'assessore Andaloro risponde. La mia personale solidarietà a queste persone, a questa persona che ha denunziato, ma non è solo questa persona, mi vengono riferite tanti altri furti, chiamiamoli furti, perché è un'indecenza secondo me, è una cosa che non dovrebbe succedere. Per cui, dando l'esempio io, intanto manifesto la mia personale solidarietà, mia e del comune, di tutta l'amministrazione e dei servizi cimiteriali, di tutto il mio ufficio. Poi vorrei lanciare un'iniziativa che già da tempo ci pensavo e mi ha dato l'input di questa denuncia. Il fiore sospeso. Comincerò io stessa per questi 3 giorni a lasciare un mio personale contributo per donare dei fiori a chi non potrebbe comprarli.